E andiamo e vai! Benvenuti in Kiwi! Oh, e benvenuti, benvenuti ragazzi in questa terza puntata di Cornutation Island! Benvenuti ragazzi, benvenuti! Vorrei ricordare a tutti quanti di iscriversi al mio canale qui sotto, attivare la campanellina, mettere like, condividere il video, tutte cose qua che già vi ho sempre detto. Ok ragazzi, quindi oggi puntata bella scoppiettante, proprio papam, perché ho visto anche alcune anteprime, però mi tengo la sorpresa mentre faccio la reaction. Quindi ragazzi, iniziamo questa terza puntata di Cornutation Island, perché oggi ne vedremo proprio delle belle. Quindi ragazzi, iniziamo. Oh, io mi sono già armato delle mie belle cornette. Ah, ecco che devo prendere il bollino blu, ragazzi. Devo prendere il bollino blu, che ci fa sempre compagnia, vediamo oggi chi lo vincerà questo bollino blu, vediamo chi lo vince oggi. Love the way you lie. Quasi un anno, sì. Allora, in un anno 10-12 volte l'hanno fatto. Più o meno, sì. Ah, ecco già, iniziamo bello proprio così, iniziamo proprio a dire queste belle cose così molto intime. E un ottimo inizio, direi, un ottimo inizio, bello, perfetto, mi piace proprio. Tu lo sai che non è sicuro di sposarti? Adesso lo so bene. Lo sapevo, l'ha immaginato che non era molto sicura che lo voleva sposare. Prima di entrare a Temptation Island non avevi alcun dubbio sul vostro rapporto? Non aveva alcun dubbio. Ste, ho un video per te. Ok. Un altro video per il nostro caro Stefano. Porello, però, un po', però mi dispiace che gli fanno vedere sempre sti video e la ragazza non li vede i video suoi, però, perché lui rosica, però non glielo fanno vedere, capito? Io pensavo mi mancasse molto di più quella cosa che oddio ti manca l'aria, perché non c'è proprio la mancanza, quello no, ancora no, però già lo disse l'altra volta, mo lo sta ripetendo, cioè proprio non gliene sta proprio importando più di niente del suo ragazzo Ste. E po' peccato però, cioè lui si vede che ci tiene, dai, non si fa così però, Cla, non si fa così però, dai. Ottimo. Mi sa che si è scordata a casa rispetto, non so se l'ha messo nella valigia. Beh, non si sa, forse fra una mutanda e un reggiseno se lo sarà scordato, probabilmente, che ne so però. Può capitare, Claudia, non ho alcun video per te. Questo un po' mi spaventa. Beh, ovviamente video per Claudia ancora un'altra volta non c'è. Oddio, non gliel'hanno fatto vedere perché, come dicevo all'inizio, lui rosica, si incazza, però non glielo fanno vedere e quindi bomba. Floriana e Federico. Oh, ora c'è Floriana e Federico. Oh, questi sono belli peperini, questi sono proprio belli peperini sono. Lui mi deve amare. Se lui è capace di amarmi come mi amava prima, allora io torno a casa felice, contenta e soddisfatta di questo percorso. Certo, lui la deve tornare ad amare come l'amava tempo fa, diciamo. Quindi un ritorno alle origini, diciamo. Però se non ti ama più e finisce. Ciccia. Floriana, ho un video per te. Lo sapevo, immaginavo. Un altro video per Floriana, giustamente, come è giusto che sia. Non mi fa più ridere, non mi fa più stare bene. Ormai tipo lei è diventata tipo sposata da 40 anni, proprio essere sposata da 40 anni. Vabbè, non mi fa più ridere stare bene, cioè, da 40 anni, oddio, sposata da 40 anni non è una cattiva cosa, però dici che forse è diventata un po' noiosa, sarà diventata porella, però dai.
Raga, io lo lascio. Oh, vedi questo bel massaggio e lei l'ha capito. Che ode molla. L'ha capito, quello piano piano, l'importante è che piano piano ci si arriva. Lui non ci sta pensando a me. Lui ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo la sua storiella. Però in quel momento probabilmente non ti stava pensando. Quasi sicuramente, guarda, ma quasi quasi. Sto sempre così. Porella, l'hai fatta piangere, la ragazza tua, dai, esci. Per una volta nella mia vita devo essere egoista e pensare un po' a me stesso. Oh, lo giusto un po', eh. Un po', lo devi pensare, un po'. Poco a te stesso non guasta. Proprio come stai facendo in questo momento, eh. Ottimo lavoro, dai, esci, bravo. Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo vi sta dicendo. Esattamente, sta iniziando a capire che non prova più niente per te. Esattamente, mi sa che abbiamo già il primo candidato, però non voglio dire niente, eh. Aspettiamo la fine per decretare il vincitore. Doveva essere qua a divertirsi, sì, ma a pensare alla relazione, no a farti la sorella del c***o con questo. Sì, doveva pensare a fare quello che sta facendo. Sì. Oh, alla fine hai portato, eh. Che vuoi fa? Se non le p***e di lasciarmi lui, lo faccio io. Se non lo fa lui, lo fai tu. E quando fai, te stiamo tutti aspettando. Federico, anche questa sera non ho alcun video per te. Ancora Federico non ha un video, cioè non Filippo non gli fa vedere il video a Federico. La ragazza, che famosa capì, la ragazza piagne, se incazza con amiche su, che ragazza con le altre ragazze di là, dice tutte cose e non gli fanno vedere il video. A produzio, namo produzio, dai. Dovete far vedere un po' più di cose. Che fate vedere? Solo se va col tipo, ca tipa. E namo su. Allora metti proprio zizzania allora. Jessica e Alessandro. Oh, questa è la coppia che più mi fa ridere. Perché sta coppia fa ridere, dai, sì. La coppia fa ridere. Chissà oggi Jessica e Alessandro con cosa ci delizieranno oggi. Soprattutto Alessandro, con cosa ci delizierà? Perché sono cintura nera di karate? Io sono cintura nera di cazzate. What? Se cosa ci voleva adesso? Ci voleva il figlio di Stallone adesso. Vabbè, film di Rocky, mo. Perché film di Stallone? Perché, cioè, non è momento di vedersi un film sulla spiaggia. Come a casa, non è che è cambiato niente. Come a casa, così come sta da te, sta qua. Quindi direi che non te puoi lamentarsi. Wow, stai calmo. Oh, raga, fermate, l'abbiamo fatto incazza ste, dai, date una calmata, dai, che te fai male così, oh. Ti do subito un video. Oh, un video per Claudia. Oh, perfetto. Tornavo a casa, io l'aspettavo così, a braccia aperte. Porello, hai fatto piagne a ste, hai fatto piagne, Cla. Ma perché? Cioè, se si ricorda dei momenti, e mo fai piagne, Cla, dai. Non gli do l'importanza che invece ha determinate cose, come può essere questa, come può essere altro. Oh, vedi, allora, Ste ha capito alcune cose, non gli dava tanta importanza. L'importante è fare i primi passi per capirlo, Ste, dai, mi fa piacere. Sono contento per te. Io per questa coppia ho sempre tifato dal primo giorno, Se andate a vedere i video precedenti, io ho sempre tifato per questa coppia, già dal primo giorno. Quindi io sono fiducioso in questa coppia. Sono fiducioso anche se ultimamente Claudia si è comportata un po' di cacca. Ecco, io aspettavo questo. Sono contenta che di alcune cose si sia reso conto e che le abbia dette. Oh, tu aspettavi questo? Oh, perfetto. Almeno abbiamo trovato la chiave alle cose. Basta che un
ragazzo dica le cose che deve dire, le dica ad una ragazza. E così le fa vedere. Amo, capita la soluzione. Oh, amo, trovato la soluzione. Chiedi il fallo di confronto. Sì. Va, ragazzi, sta puntata sta già iniziando col botto. Il falò di confronto chiesto da Claudia. Raga, io sono fiducioso, raga. Speriamo che va tutto per il meglio, perché io, come sapete, sono per l'amore. Sono per l'amore. Ste, è la tua fidanzata Claudia che ha richiesto il falò di confronto immediato. Ok. Ti aspetto al falò. Oh, già la faccia di Ste era sorridente, quindi mi fa presagire che l'ha beccato col quarto giusto, diciamo, Oh, che bello, già gli occhi di Claudio tutti allegri, già felici che l'ha visto a Ste, dai, meno male. Oddio, gli ha messo... Quando è arrivato Ste, ha aperto le braccia così, come a quello come al video che ha visto, che ha detto che apre le braccia così, no? Facevano prima. Oddio, che carino, ha aperto le braccia, le ha aperte. Ho visto te che hai parlato solo male di me, ho visto te che non hai parlato dei tuoi errori. Ste, inizia ad annaccarmi, è già partito, Stefano è già, Ste è già partito in quinta, Allora, vai calmo, non gli di tutte le botta che va arrabbiata. E se io ti chiedo se c'è qualcosa che non va, tu me lo devi dire, no? Che nascondi e poi dici che non capisco io se c'è qualcosa che non va. Oh, esattamente. Oh, allora, un attimo di pausa. Allora, care femminucce, noi maschietti, dato che abbiamo solo un neurone, ok, e anche malaticcio, quindi noi maschietti, care femminucce, non riusciamo a leggere nel pensiero. Cosa voi lo riuscite a fare, ok, e siamo d'accordo. Però noi dovete capire che noi maschietti non lo facciamo. Quindi se voi femminucce ci dite che va tutto bene, io dico ok, va tutto bene, me l'hai detto tu. Non leggiamo nel pensiero, quindi dovete essere caute, ragazze, dai, capito, ragazze, la femminucce? Se qualcosa non va, proprio ce lo dovete dire nei denti, proprio, qua. Ce lo dovete dire nei denti, così. Capito? Se no noi non ci arriviamo. Sicuramente, ci sono delle mancanze anche da parte mia. Oh, l'ha ammesso che ci sono delle mancanze anche da parte sua. Meno male, oh, l'importante è accorgersi dei propri errori. Mi impegnerò a migliorare, perché è una promessa che ti faccio qui. Oh, ecco, gli ha fatto la promessa, gli ha fatto, dai. Si promette a migliorare, dai, meno male. Vorrei che cercassi un po' di capire più anche a me e che fossi un po' più per il confronto. Oh, esatto, ha ragione Claudia. Ste, dai, no, non la devi gridare subito. Quando ti dice le cose, piano piano, un po' più... Come disse la canzone, ci vuole calma e sangue freddo. Calma. Wow. Io cercherò nell'espormi in maniera migliore, nel non farti sentire giudicata. Oh, ti devi esporre in maniera migliore. Si dice espormi in maniera più migliore. E devi provare a capirla quando magari lei non parla. Pure tu, te ce mette pure tu. State zitto, Fili, state zitto. Sono commosso, ragazzi, sono commosso davvero. Ste, decidi di tornare a casa con la tua fidanzata? No. Decido di tornare a casa con mia moglie. Con la moglie, l'ha detto, raga. Quindi Ste, hai visto che tutto è bene, quel che finisce bene, sono proprio contento. Claudia, decidi di tornare a casa con il tuo fidanzato? Sì, con mio marito. Ah, che dolci, che dolci. Oddio, che va preso in braccio, l'ha presa. L'amore ha prevalso e i due lasciano Temptation Island insieme, più uniti e più felici di prima. Uniti e cosati di prima, dai, sono proprio contento, bravo. Di Manuela e Stefano. Oh, Manuela e Stefano, oh, questi sono proprio una bella coppia. Oh, ora...
Ora se famo due risate. La fase di siamo di Brad Pitt che dice la donna e il lo specchio e il suo uomo. Oddio, come disse quella una volta. Anche poeta. Non ti rispetta come donna, già questo secondo me è pure peggio di un tradimento. Lui ti ha distrutto proprio emotivamente. Ma state zitta tu, ma puttu che vai a mettere pure il dito nella piaga, vai a mettere. Ammetti che sei venuta qua perché sei, hai voluto trovare la forza di lasciarmi perché sei una persona debole e insicura. Esattamente. Oh, è andata in questa trasmissione perché non gliela faceva. Ha detto le in faccia e quindi le ha voluto dire davanti a milioni di telespettatori. Mi rimpiange la vita. Mettici la firma, me la strisciando da di un domani. Ma non esiste proprio. Beh, sì, mi rimpiange la vita. Abbassa la cresta, scendi dal piedistallo, mo, eh. La cosa più brutta è che si lamenta a letto. Cioè avrei i piedi gelati, che te devo dire? Secondo me non ci fa neanche venire quella voglia. Mamma, ma si la fa passare, capito? Ma se lei mi salta sopra. Mo, Ste, pure tu però, stiamo un po' a casa fuori dal vaso, eh? Lui lo dovevo lasciare da un pezzo, ma proprio prima dei tradimenti. No, ma pure io. Esattamente, tu lo dovevi lasciare da un pezzo, e pure tu, Stefano, lo dovevi lasciare da mo, dovevi lasciare. La vera seduzione è spogliare un cuore dalle sue ore. Vabbè, potete spegnere se volete. No Maria, io esco. No, io vi saluto e dopo sta minchiata vado. Ciao raga. Chi dice che mi rimpiangerà? Non è vero, non sai mai chi può incontrare un domani, non è vero. Non sei indispensabile quando lo sono io, per carità, non è vero. Queste sono sagge parole. Oh, nessuno è indispensabile, né lei Manuel, e né tantomeno tu Stefano, giustamente. Ognuno se acchia quello che si deve acchiare. Io l'unica cosa che potevo fare per fare l'uomo è lasciarla io e uscire quest'anno, così questa è una cosa pure. Doveva lasciare lui all'epoca quando fu, così ora ognuno stava per i fatti suoi. E tu non ci deliziavi con queste belle perle di stronzaggine. Tu voleva stare con Cicciolina, ma io non lo so. Jessica e Alessandro. Oh, vediamo ora che faranno Jessica e Alessandro. In cosa ci delizieranno oggi? Come ci delizieranno? Alessandro che fa i pesi. Ha sfondato il sacco! Bello, poi come si è rotto il sacco, quella ha proprio goduto. E chi sei? E che sei? Hulk? Poi come è caduto il sacco? Sono stato io! Sono il più forte del biconsolo! Perché vedono che sono troppo potente a fare queste cose qua, ragazzi! Troppo potente, dai! Vediamo Jessica che sa balla con qualche tipo. Devo capire se Ale è quello giusto, magari ho bisogno di un'altra persona. Io sicuro un'altra persona ho bisogno. Beh, deve capire se Ale è quello giusto e quindi lo fa ballando con è giusto. Anche così si può capire, certo. Anche così si capisce. Adesso da un anno e mezzo, una volta ogni 2-3 mesi. Grazie, addirittura. Anche peggio. Jessica, ma ste cose... Puoi anche non dirle davanti a milioni di telespettatori, eh? Che non fai da mesi. Cioè. Anche no. Ma vai a... Dai, non voglio più vedere questi video. Oh, io lo sapevo. Amo fatta incazzata Alessandra. Come fai bene i massaggi? Oh, come fai bene i massaggi? Oh. Non c'è rapporto sessuale da un po' di tempo, non c'è... Da quanto? È da un po'. Tipo mesi. Amo capito, cioè, basta. Amo capito che non c'è sta cosa da mesi. Oh, però meno male che me la sono tolta dai c***o. Sono sereno. Vabbè, mo pure tu, già così a dire che matta sei tolta davanti. Andrai da un andrologo allora, che te devo dire? Un aggettivo. Di lui, noioso.
Porello però, dai, cioè, gli stai a dire tutte, gli stai a dire, eh. Mi dovrebbe fare una statua a me, Filippo, mi credi? Una statua mi dovrebbe fare. Subito che cappa fuori dal vaso, eh. Dai, se noi non convivevamo ci eravamo già mollati, penso. Questa l'ha proprio detta così, che sostiene, giusto perché sostiene a sto punto, ho detto sta cosa. Sono contento per lei, se lei vuole stare come una persona così, che ci stia, qual è il problema? Allora ciao Alessa, ti devo dire? Jessica, questa sera non ho alcun video. Stranamente non ha alcun video, perché due non fa tre? Non so se lui si ricorda che ci sono io dall'altra parte. Sì, si ricorda, sta rosicata a morire, sta rosicata. Finisce qui, dagli Smoros Relè, il terzo appuntamento di... E anche oggi finisce la puntata di Cornutation Island! Allora, facciamo un piccolo riassunto. Allora, oggi mi è proprio piaciuta sta puntata di oggi. Ovviamente ho dovuto estrapolare proprio il succo più polposo che ci sia, proprio il nesso di tutto. Quindi oggi la puntata è stata bella scoppiettante, con tanto amore per Claudia e Ste. E sono contento perché io ti favo loro dal primo giorno. E ora andiamo a vedere chi ha vinto il bollino blu. Facciamo una piccola ripetizione. Quindi abbiamo Stefano con un bollino blu. Poi abbiamo Claudia con due bollini blu, perché ne ha preso prima uno e poi un'altra puntata. E Tommaso con due bollini blu. Oggi ragazzi, quindi abbiamo un ex aequo, quindi per ora abbiamo un ex aequo, due Claudia e due Tommaso, eh. Quindi oggi ragazzi, chi avrà vinto il bollino blu? La scelta per una persona è stata abbastanza facile e credo che già l'avete capito. Per l'altra è stata sempre facile, è stata, però ero indeciso, però ci stava lui, tutto ci stava. Ragazzi, stiamo parlando del vincitore di Manuela e Federico. Anzi, complimenti a Manuela, che anche lei è riuscita ad avere il per due doppio bollino blu, per due, brava Manuela. E poi ci sta Federico, che già someritava l'altra volta, però ho detto vabbè, lasciamogli il dono del dubbio. Invece no, stavolta somerita proprio tutto Federico. Quindi Manuela per due e Federico per uno normale. Vai ragazzi, la classifica si sta rendendo sempre più bella, più intraprendente, eh? Quindi ragazzi, con questa bella notiziona di oggi io vi saluto e vi ricordo di mettere like al video e campanellina sotto, questi due sotto vanno insieme, vanno, eh? Poi commentate se condividete la scelta che ho fatto oggi del bollino blu, se lo meritano, e condividete, fatelo vedere a tutti gli amici vostri, zii, cugini, amici, compagni. Ok ragazzi, quindi mi raccomando, mi fido di voi, che mi dovete seguire e fare tutte queste cose. Ci vediamo ragazzi a un prossimo video di Cornutation Island. Love the way you love.